brutta esperienza per la celebre ereditiera e cantante di successo Elettra Lamborghini, il marito Afro Jack, con il quale è convolata a nozze nell'incantevole location del lago di Como. Un sì da sogno, quello pronunciato dalla nota artista nel 2020. Proprio nella notte, però, i due coniugi hanno vissuto momenti di autentico terrore. La notizia è rimbalzata sui principali social, creando enorme apprensione tra i follower della spumeggiante ereditiera bolognese. Mentre era in volo su un jet privato, Elettra assieme al marito, tutto ad un tratto, hanno vissuto un incubo. Stasera siamo stati davvero fortunati, ha scritto la cantante sul suo profilo Instagram per informare i fan. Entrando più nello specifico, ha raccontato che a causa delle cattive condizioni meteo, per un malfunzionamento del velivolo sul quale erano a bordo, stavano rischiando di fare un brutto incidente. Inizio del volo pieno di turbolenza, ma tutto ok. Quando, tutto ad un tratto, per schivare la tormenta in arrivo, il jet privato è iniziato a scendere. Momenti di terrore, anch'essi documentati. Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta ed inizia a diluviare tantissimo. Abbiamo iniziato a cagarci addosso quando, al momento dell'atterraggio di emergenza nella pista, nel bel mezzo della tormenta. Il pilota del velivolo a quel punto ha iniziato ad urlare che i freni non funzionavano ed è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza nell'erba. Fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi, nonostante l'incredibile spavento. Ancora sotto shock, la regina del twerking ha voluto rassicurare tutti coloro che la seguono: stiamo bene, al sicuro. Per poi scattare un selfie che la ritrae insieme al marito nel distretto di polizia per raccontare l'accaduto.